Salite, ma possiamo partire. Fighissimi amici, benvenuti nella nostra 32esima tappa Barcellona Pozzo di Gotto, e alle nostre spalle uno dei suoi simboli, ovvero il seme d'arancia. Ma perché? Perché un tempo l'unica fonte di sostentamento, anzi la prima fonte di sostentamento di questo comune, era proprio la produzione di agrumi e di ciò che ne derivava. E quindi adesso che facciamo? Ve lo mostriamo da vicino e vediamo che succede nel nostro Barcellona. Quest'opera fu realizzata nel 1998 dal siciliano Emilio Isgro, che la donò al comune come simbolo di rinascita sociale ed economica del Mediterraneo. Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto. Abbiamo detto che Barcellona Pozzo di Gotto fa sempre parte della provincia di Messina e c'ha ben 40.000 abitanti. Una vera 40. E propria città, la cui storia, come le nostre precedenti tappe, Terme Vigliatore e Rodinici, è da ricollegare a Castro Reale. Ma nonostante ciò... Questo stavo dicendo io, che nonostante ciò non è che ci sia tantissima storia, ma abbiamo delle chicche da mostrarvi, alcune inedite. Una di questi è il Palazzo Calì, di cui vi mostreremo gli interni. Sono il proprietario di questo appartamento, che comprende varie stanze più questo salone, che è esattamente di 100 metri quadri. Cambria ora è oggi è il Palazzo Calì, quindi Palazzo Calì ex Cambria. Io sono uno dei proprietari che prende questa parte che è di pregio, va bene, e probabilmente a Barcellona come affreschi, come grandità di distanza di cose, credo che non ce ne sia. Questo caminetto che è di pregio, dicevano che è stato riportato per una famosa storia siciliana, purtroppo non so da dove le fonti originali, però si dicevano che è riportato in una storia siciliana. Probabilmente è stato messo dopo. Negli anni 50 i miei parenti hanno messo mano a questo capolavoro. Rimanendo in tema di dipinti, non potevamo non mostrarvi la chiesa di San Giovanni Battista. Risalente al 1635, è stato dichiarato monumento nazionale nel 1969. Ci troviamo alla Basilica di San Sebastiano, costruita nel 1936. Si tratta di una costruzione abbastanza nuova, in quanto il vecchio duomo che si trovava nei pressi è stato abbattuto per costruire una strada. Che ci possiamo dire? Che vuoi fare? Vai, da lì devi andare. Gli interni lasciano trasparire la modernità della costruzione. All'interno è custodita la statua di San Sebastiano, patrono del paese, festeggiato il 20 gennaio. C'è un grido particolare che osanna il santo? No, viva San Sebastiano, è una processione molto composta, molto ordinata rispetto ad altre parti dove si corre, si grida. No, perché io ho origini tortoriciane, quindi è stata descritta proprio in una tesi di laurea come una processione signorile, composta. Quindi di questo ce ne vantiamo.
Dovete sapere che Barcellona Pozzo di Gotto custodisce tantissime chiese, ma era d'obbligo mostrarvi alcuni affreschi di fine 600 e inizi 700 del convento di Sant'Antonio di Padova. Se venite con me vi porto nell'antica via dove c'era la pescheria. Dell'Immacolata e anche qui delle scene inedite per voi. La particolarità di questa chiesa è la presenza di ben due cripte, purtroppo poco preservate nonostante siano state ristrutturate da alcuni volontari. Al loro interno sono ben visibili i sedili colatori, così come parti umane, maniglie e bare. Nella seconda cripta ritroviamo vestiari di bambini. Maniglie e ad emergere un piccolo altarino. E consistenti resti di ossa umane. E siamo all'interno della Grotta Mandra, risalente all'età del rame. E la cosa particolare sono gli occhi rupestri. Ve li mostriamo. E ci troviamo di fronte alla Grotta di Santa Venera. Qui si cela una leggenda che narra di una bambina di nome Venera. Ma aspetta, tutt'oggi non è visitabile. Infatti ve la mostreremo solamente di fuori e nel frattempo il signor Costanzo ci racconterà la storia. Oh mamma, io mi emoziono però. Non ti emozionare, dai, no. Cominci ad andare via. Va bene. Fuori campo. Le leggende in realtà sono diverse. Una di queste narra di una bambina di nome Venera che utilizzava la grotta come rifugio per pregare. Scoperta dai fratelli pagani, fu brutalmente uccisa. Alt, fermi tutti. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare il proprietario che ci ha fatto entrare in via del tutto eccezionale, quindi venite con me. Dopo l'uccisione le fu dedicato un altare, l'altare di Santa Venera. Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto è caratterizzato dalla presenza di meraviglie nascoste che abbiamo potuto scoprire grazie al supporto di Ricerche nel Valdemore, composto dall'amico Filippo, il dottore De Leo e l'amico Nicola Giunta. E quindi tutti insieme alla scoperta di Barcellona segreta. Vai, comincia. Andiamo. Iniziamo dal tour delle cube bizantine. La prima è denominata la Casa dei Fantasmi. E qui ci troviamo in quella che doveva essere anche una tomba, perché c'è un bacino di purificazione. Qui entravano, si purificavano, non si facevano il segno della croce, in quanto quello era un segno medievale. E poi lì c'era il sarcofago in cui molto probabilmente erano contenuti le ceneri del defunto. Nella frazione di Sant'Antonio, invece, troviamo il torrione saraceno. Il piano segue il seguito del tempio di Saraceno. Una goccia d'acqua nella pietra buona. L'ultima che vi mostriamo è la Torre Sipio, che al suo interno custodisce una cupa bizantina. E dove abbiamo trovato un simpatico amico. Adesso ci spostiamo nella frazione di Gala. Qui siamo dove ci sono i resti dell'ex chiesa di Santa Maria di Gala, risalente al 1104-1105. E dove vi era l'omonimo monastero basiliano, che purtroppo oggi ritroviamo in un totale stato di abbandono. A resistere alle continue sollecitazioni della forza di gravità vi è ben visibile parte di una torre campanaria, riedificata probabilmente in epoca successiva.
attenzione a non cadere là sotto. Questa, se tu ti metti dove sono io, guarda. C'è il muro della chiesa che fa così. Questo è il lapide. Vedi che c'è questa parete dove hai i piedi tuo marito. Continuiamo il nostro tour nella Barcellona segreta, mostrandovi alcune tombe. Vi abbiamo appena mostrato una delle tante necropoli presenti in questo territorio, che va da Barcellona fino a passare da Castelreale a Rodinievici. Questa siamo nel lato di Sant'Onofrio. Questa si tratta di una tomba a grotticella dell'epoca sicana sicula ed è stata riadattata, pensate un po', dai greci, perché vi è una grotta scavata tipica appunto della tomba greca. L'immondizia però non è opera dei greci. Ci troviamo in una perla nascosta di Barcellona Pozzo di Gotto, ovvero il Parco Jalari. Parco Museo. Parco Museo, il cui termine Jalari deriva dall'arabo e vuol dire pietra luccicante. No, non l'hai visto? Cosa? La luce, la luce. Non sei accollativo però. L'idea nasce dai fratelli Salvatore e Mariano Pietrini, che hanno voluto dare vita ad un luogo che raccontasse la Sicilia, i suoi antichi mestieri, usi e costumi, attraverso un museo etnografico. Ma il parco non è solo questo, ma è anche un luogo da vivere, in cui ritrovare se stessi, attraverso arte, cultura e natura. Poco fuori dal centro ritroviamo il museo etnostorico Nello Cassata. Vediamo di cosa si tratta. Questo museo nasce da una donazione, ovvero da un cucchiaio d'osso donato da un pastore al signor Nello Cassata, che da quel giorno diede vita ad una grande collezione di oggetti antichi. Questi oggetti antichi, che oggi sono contenuti all'interno di questo museo, si aggirano intorno a 25.000 reperti. Ci troviamo nel reparto pasticceria. Qui di fianco una forma per fare l'agnello pasquale che si faceva nel periodo di Pasqua. Altra cosa che si faceva nel periodo di Pasqua era dichiararsi e quindi presentarsi alla famiglia della ragazza. Cosa si faceva? In base alla dimensione dell'agnello pasquale si stabiliva la dimensione economica del nuovo fidanzato. Supponiamo che io avessi dovuto fare una cosa del genere con Barbara. Come mi sarei presentato a casa dei genitori di Barbara? Molto probabilmente avrei portato questo. Ti avrebbero sbattuto fuori di casa. Sta a saperlo prima, dici tu. Con questo si farebbe più figura. Questo era il sistema di estrazione, quindi doveva essere lavorata precedentemente la buccia per renderla più produttiva
bisognava metterla un po' in acqua e calce per un'ora, diventava più dura e corposa, e poi con un movimento rotatorio si appoggiava sulla sponza la spugna di mare. Questa è una spugna vegetale, appunto. Si impregnava la spugna di questo prezioso liquido, si spremeva la spugna, finiva tutto all'interno della conculina e poi si procedeva con asciusciata. Era la conculina e questo contenitore di terracotta. La soffiata non era altro che un sistema per far confluire all'interno delle ramere che ci sono alle mie spalle solo il prezioso spirito. Abbiamo scoperto anche dei particolari strumenti utilizzati dal barbiere, come queste. Lamette che si muovono, io devo caricarla e a scatto, appoggiandola sulle spalle, faccio uscire sangue, no? In modo da far abbassare la pressione alta proprio. Purtroppo anche questa, per casi un po' più disperati o gravi, no? Guarda qua che particolare questa. A scatto tagliava e faceva uscire appunto il sangue che c'era. Quindi il barbiere era anche medico. Era anche medico, il cirusico del paese, quello che faceva tutto proprio. Cavava i denti, vestiva i defunti pure, addirittura proprio li rasava per l'ultimo viaggio, appunto. Però il barbiere poi regalava per Natale i calendarietti profumati, quelli magari con, ecco qui, con le donnine nude, no? Ma la cosa che più ci ha affascinato è questa. Monetina. Stiamo parlando di una macchina musicale automatica della seconda metà del 1800. Praticamente questo è l'antenato del jukebox. Devo caricare 15 giri di corda perché all'interno di questo cassettone qui c'è un rullo fonotattico che funziona appunto con un sistema meccanico a molla che viene caricato. Lo faccio subito. 1, 2... Il mare c'è, il tramonto pure. Ma se dovete venire qui solo per farvi il bagno, noi non ve lo consigliamo. Ma se siete qui e vi volete fare un bel tuffo, ve lo potete fare.